Visto che io sono diventato il tuo oculista già e conosco i tuoi occhi in maniera intima, infatti amo dolore, e mi sono fatto un'idea di quello che potrebbe essere il mondo come lo vedi tu. Sì. Vorrei sapere se tu puoi raccontarci le tue opere d'arte esprimono il tuo modo di vedere il mondo, se secondo te sono l'espressione di come tu vedi il mondo. Ma secondo me sì, io avevo detto, a parte che io appunto ho sempre stato, fin da bambino mettevo già gli occhialetti, avevo 6 anni, avevo l'occhialettino eccetera, ma però un po' alla fine me la sono sempre cavato, ho fatto tutto. Vedi ancora 10 decimi? Vedo ancora 10 decimi, quindi vedo. No, probabilmente la visione che ho io per quanto mi riguarda, per il mio lavoro, è anche perché quando tu fai lavoro ai quadri, in genere ci lavori da mezzo metro di distanza, no? O anche meno, quindi la tua visione è... No, e se quando ti accorgi, se quando vedo bene le opere d'arte che ho fatto, quando le tolgo dallo studio e vanno per esempio in una mostra grande o piccola, in uno spazio diverso, e la vedi lì, allora la vedo totalmente diversa. Perché è un contesto diverso. Il contesto è diverso, la vedo totalmente diversa. Devo dire, non è che tanto le strutture piatte che io faccio siano dovute a una certa bidimensionalità del mio lavoro. No, è che quello lì l'ho fatto sempre un po' per... come una specie di gioco logico, perché le mie sono tutte tessere che vengono messe una vicino all'altra, quindi questo incastro, che è un incastro anche logico, secondo Vattimo, il filosofo che aveva scritto dei saggi sul mio lavoro, lui diceva che questa idea di ridurre il mondo a figurine, cioè di farle diventare come delle immagini quasi infantili in qualche maniera, tra virgolette, era un e modo poi incastrarle. Tipo incastrarle, intanto era una voglia di ricostruire il mondo razionalmente, cioè c'è dell'arte in cui si butta della roba per terra, si lascia così a caso. No, le mie cose sono smontate, poi ricostruite, dunque perfette. Che è un po' il senso che ho io, che mi piace un po' la conclusione delle cose, una certa sorta di perfezione. Ma secondo Vattimo aveva un altro significato, diciamo più esoterico, che era questo di, come dire, l'idea di prevenire la morte in qualche maniera. Cioè l'idea della ricostruzione del mondo in maniera logica, era come per controllarlo in qualche maniera, di avere il controllo su quello che non ti sfuggiva niente in qualche modo. Io l'ho sempre accettata anche come una visione interessante, insomma. Ma certo, beh, sì, il controllo della situazione è quello che può anche noi chirurghi tu cerchiamo sempre di avere, no? Io dico sempre ai miei pazienti che l'unico momento in cui sono veramente tranquillo è mentre opero in sala operatoria. Ma davvero? Ecco, questo ed è proprio così, perché è il momento in cui, e dico sempre questa frase, il paziente si spaventa, non può succedere niente, che è assurdo, no? Cioè io esco la mattina e sono allegro, contento, comincia a suonare il telefono, cominciano ad esserci dei problemi, oh, per delle cose che io non posso prevedere, come certo, tutti noi. In sala operatoria invece non può succedere niente di imprevisto, perché io ho già previsto tutto. Tu fai solo quello e sai quello. Adesso sembra presunzione, ma un chirurgo che fa bene il suo lavoro, un tecnico a cui piace il proprio lavoro, conosce tutto quello che può succedere, quindi mentre opera è tranquillo. Io sono... Vedi, calmo e rilassato, non mai pensato, opero. Certo. Io ho un livello giusto di tensione sufficiente a potermi tenere sveglio e fare attenzione a quello che faccio, perché se, può poi, capitare se è troppo rutinario poi mi addormento sì. Posso fare delle cavolate, quindi ci vuole un giusto livello di attenzione e di stress che ti tiene sveglio, però comunque... Ti voglio fare una domanda, ma secondo te il tuo lavoro, che è fatto di routine, anche di mestiere, di esecuzione continua eccetera, ha un alone, una parte, una scappatoia, diciamo, di creatività o no? Cioè, voglio dire, quello che fai... Sempre meno. Me lo volevo capire questo da un parte di un sempre medico. Meno, secondo me. Io ricordo mio padre, era un artista, era un oculista, ha fatto il chirurgo, ha fatto il primario, insomma, quindi si è sbizzarrito. Sì. Nell'esprimere la propria arte chirurgica, e so che inventava, tutti lo definivano un artista, vedi, perché faceva la chirurgia magari delle palpebre, delle orbite, e con una certa quota di arte e di invenzione sul campo. Noi non abbiamo più meno, io personalmente non ho praticamente possibilità di inventare nulla. Sì, invento perché invento sempre qualcosa di nuovo, cerco di darmi degli però stimoli, però forse è meglio che sia così, è molto più standardizzato, è molto più preciso, quindi il mio divertimento è fare le cose nel miglior modo possibile, cercare di affinare le tecniche,
studiare una tecnica nuova, utilizzare delle tecnologie più moderne, magari cercare di inventare un qualche cosa o applicare una tecnologia per quello che mi serve, però non... È che secondo me tu, nella tua generazione, rispetto a tuo padre, avete delle macchine che non esistevano, esatto. I laser, queste macchine qua che fanno, eccetera, che una volta non essendoci dovevi forse supplire... Esatto. No. Erano più artisti, c'era più spazio per il chirurgo artista. Artista inteso nel senso che se la sapeva cavare in ogni situazione e usciva da una situazione difficile mettendoci l'arte in un'invenzione. Chi lo guardava diceva, oh guarda, qui nessuno avrebbe trovato una soluzione e lui ha fatto questo atto chirurgico. Adesso è molto più difficile, nel senso che è comunque già tutto, quasi tutto stato scritto, quasi tutto standardizzato, allora... Posso utilizzare la tecnica del tale chirurgo, posso utilizzare quella dell'altro, però non c'è un grosso margine di invenzione. E poi medico legalmente non ci è permesso inventare nulla. Tra l'altro sì, è tutto infilato. Ma devo dire che per esempio pensavo al parallelo con l'arte. L'arte è chiaro, perché poi l'arte purtroppo, o per fortuna, vive di luoghi comuni, no? Cioè così come quella che l'artista... E nella notte di tempesta crea, perché ci sono i lampi che squarciano il cielo buio, ed è poi nasce l'ispirazione, tutte queste teorie che sono totalmente fuori, senza senso e stupide. È vero che nel tuo campo, e anche nel mio, esiste quel concetto che è così vago, che è l'intuizione. L'intuizione è indispensabile nel tuo lavoro, tu devi capire, devi interpretare e capire. Certo. L'intuizione fa parte della clinica. Ecco. Quando entra un paziente, un buon clinico fa la diagnosi senza aver fatto esami, soltanto da come cammina, da come parla, da come muove gli occhi. Questo fa parte, l'intuizione fa parte della clinica, la comunerei alla clinica. Un buon clinico era quello che senza strumentazioni faceva. Una volta il medico era quello. Era un buon clinico, quindi aveva una grande intuizione. Però scusa te lo dico, io constato sempre, spesso, che ci sono rimasti pochi medici che... Io per esempio vado da un urologo, che è un vecchio urologo, non ti dico il nome perché è conosciutissimo, è anche un vecchio amico. Lui, oltre che fare quel lavoretto che ti deve fare, controllare la prostata, eccetera, lui ti fa una visita, lui ti fa quello che dici te. Ti guarda i polmoni, ti guarda il collo, ti guarda l'occhio, l'orecchio. Ah, cosa ti qua? Fa il medico. Fa il medico come si faceva una volta. Ed è appunto, trovo che chiaramente anche lì l'attitudine che si è persa, perché ormai quando hai dei problemi vado a farsi subito un esame, faccio un attacco, faccio questo, eccetera. Si è diventati molto in buto. Forse è giusto, la specializzazione porta a questo, no? Però sai, è anche bello quell'idea. Infatti io dovessi consigliare a un medico, te lo consiglierei anche a te, no? A tutti, cioè di conservare quell'aspetto più umano, che al paziente gli fa piacere, che gli dà quell'aria di... non solo per fare più amicizia, così, ma di dargli quel segno che la medicina non è... come la pittura, perché guarda che è un parallelo anche con l'arte questo. Così come il pittore, perché io ti dico, vuoi che ti dica cosa capita? Allora, mi chiamo un gallerista, maestro, senta, vorrei 12, mi piacerebbe che lei mi vendesse 12, 20 per 20, 4, 40, 60. Dico, ma scusa, io li voglio guardare, non li voglio neanche capire. Certa gente li compra imballati qua, adesso li porta via, non li guarda nemmeno. Allora, capito cosa volevo dire? Lo fa come investimento, speculazione. Sì, ma ecco, purtroppo questo, di quei temi lì siamo maestri, abbiamo fatto libri su libri. Cioè questo qui avvilisce il mestiere, e anche l'oculista, anche il medico in generale. Io ho trovato dei medici veramente che sono, che hanno quell'atteggiamento lì che non va bene, secondo me. Ma poi senti, la questione di carattere anche. E dimmi qualcosa a riguardo del fatto che l'artista è anche un tecnico e non è soltanto un inventore. No, l'artista è un tecnico. Cioè tu studi. Sì, sì. Io, tu studi, tu ti prepari, tu sei tecnicamente... Sì, io a parte anche di ho fatto tra volte l'università eccetera, ho fatto anche l'Accademia di Belle Arti, quindi ho anche imparato il mestiere. Per esempio io so ancora, non si fa più, stampare... come si stampava una volta, io stampavo da ragazzo le litografie di Casorati, sai Casorati il pittore, no? Per imparare stampavamo noi col torchiostello, quindi imparare la tecnica, poi di tecniche noi ne abbiamo imparate parecchie perché erano quelle che ci servivano, però se dovessi dirti, e questo ormai lo sanno tutti, che appunto essendo l'arte ormai un campo di più, basta che tu vada a vedere adesso Artissima o Flashback,
dove c'è, dove ogni cosa, tutto è arte, qualsiasi cosa è arte. Allora, una biennale del 2013, fatta da un tale non critico bravo, si chiama Gioni, non esponeva neanche un'opera d'arte. C'era uno che leggeva un libro da messa seduto su una panca, l'altro che aveva inventato un coso per lucidare le scarpe. Cioè, quindi l'arte era tutto, no? Sì. Tu capisci che allora qui, diciamo, poi come eccellenza esiste ancora chi apprezza, chi sa fare le cose con la certa mano e che ha anche uno stile. Tu per esempio hai un tuo stile nel tuo lavoro, certo. Tu non sei uguale a un altro, non credo proprio, anche se fai la stessa cataratta, eccetera, è un grande vantaggio che tu abbia un tuo modo di farlo, un tuo stile, un tuo approccio col paziente, col farlo, eccetera. L'artista è lo stesso, cioè non è che tutto vale a misura, basta che, eccetera. Cioè, non è che ciò che costa vale, cioè che una roba vale solo perché costa. Una roba vale, secondo me, perché deve anche valere in qualche modo. Quindi la tecnica degli artisti si è dispersa, è scomparsa nel mondo, anche perché c'è, io guardo, ho fatto, c'è un libro di uno dei maggiori critici viventi, un librone così che io ho recensito poco tempo fa, un libro di Einaudi, recensito con sul Foglio, appunto, dove questo qui ti racconta come, ti faccio due esempi per dirti la varietà che ha l'arte. C'è un artista francese che si chiama Orlan, una donna, sai come, cosa fa di lavoro? Il tavolo anatomico, lei lavora in camera operatoria, si fa tagliare la faccia e si fa innestare dei pezzi di plastica, eccetera, poi i pezzi che avanza li mette in un barattolo e li espone come opera d'arte, poi si fa cambiare la faccia, taglia un'altra volta, poi filma queste cose e questo è il suo lavoro artistico. Allora, impegnativo. È impegnativo. Ce n'è un'altra, per esempio, portoghese, che fa un lavoro, il suo lavoro è stare nei laboratori scientifici, biochimici, eccetera. Che cosa fa? Cambia il colore di un'ala di una farfalla, gli lavora sui cromosomi della farfalla, cose tutte opinabili, ma per dirti come la tecnica ormai è così dissolta nel mondo che tu non mentre una volta, fino, diciamo, fino all'Ottocento, l'artista andava nella bottega del maestro, cioè, e imparava a fare i colori, il blu si fa con il lapislazzolo, si pesta il lapislazzolo, si mette con le terre, si fanno le terre, si fanno, eccetera. Tutto questo è scomparso, non esiste più, sia perché dall'Ottocento i colori si trovano già pronti in tubetto, eccetera, eccetera. Quindi il mestiere dell'artista non ha seguito le tecniche, mentre il mestiere del chirurgo, dello scienziato, può innovare delle tecniche, ma segue la tecnica, quindi ha un protocollo preciso. Noi i protocolli non abbiamo nulla. Sarà anche il suo bello, sarà anche il suo brutto. Fatto sta idea che questa dissoluzione ha creato molti problemi di lettura. Ma perché l'arte è visione, però deve essere una visione. Guarda che è un tema, qui se dovessimo parlare di questo potremmo stare un mese a parlarne. Io purtroppo il tema che studio da sempre, con libri, con cose, ma conosco molto bene l'argomento, facciamo conferenze, lo diciamo in tutto il mondo, siamo andati a dirlo. Devo andare adesso a Pietroburgo con l'Università di Filosofia di Pietroburgo, là non si può andare perché c'è un sacco di morti ogni giorno, non si può più andare. Non c'è venuto guerra russo una, due settimane fa. Però lo diciamo, lo raccontiamo, la gente lo ascolta, lo capisce, ma tanto c'è un'altra regola che forse non so se ha da fare con la medicina. Il nostro mondo è governato da una gerarchia ferrea di piccola anche, di speculatori internazionali che gestiscono tutto il mercato dell'arte nel mondo, quello che conta, musei, gallerie d'arte, critici d'arte, eccetera, eccetera. Quindi siamo molto, mentre penso che la medicina avrà anche lei le sue cose, però limitatamente, insomma. Tu non lo dire questo, esatto. Sennò ti... Capisci che il mondo dell'arte è un mondo duro, molto peggio della medicina, te lo posso garantire. Guarda, non saprei, io non conosco il mondo dell'arte, quindi... Te lo garantisco. No, io. No, ma ci credo. No, ma poi non è che ho inventato io, cioè, lo dicono in tanti, cioè le persone più preparate parlano di queste cose dappertutto, cioè non è che... Però tanto sai cosa vuoi, ma tu pensi, sai cosa serve? Più che altro ci sono di quelli che chiamano degli Schaulager, cioè ci sono degli edifici di cemento armato nei Freeport della Svizzera, dove lì
immagazzinano opere d'arte che non si muovono mai e che servono per trasferire il denaro della mafia internazionale con criptovalute sul valore che si dà a queste opere. Tu, io ho un'opera qua, costa 50 milioni di euro, tu vuoi 50, tu mi devi dare 50 milioni di euro. Quest'opera è tua, mi scrivo sopra che è di Alberto Bellone, è tua. Certo. Tu ce l'hai lì, lasciala lì, che poi la contratti, la muovi così. Cioè, allora, cioè, ma guarda che non lo sto scrivendo io, sì, lo scrive il più grande studioso di Harvard, il più grande... Cioè, voglio dire, e allora tutto questo noi ci lascia un po' perplessi, insomma. Perplessi, lo sappiamo, mi sono sbattuto i coglioni, però... Però almeno, ecco, cioè, come diceva il filosofo, perdere la partita sì, ma non la propria intelligenza. Giusto. Almeno quello.